sono stati anni in cui nuovamente il movimento operaio ha dato una prova di grandissima capacità, di grandissima visione, direi. Nel senso che sono stati gli anni in cui è stato più forte, più stretto il legame tra le lotte di categoria, le lotte relative alle condizioni di lavoro di una parte di lavoratori o di una categoria di lavoratori o di una fabbrica e quelle che erano le richieste, la visione appunto, il progetto di trasformazione del proprio paese. Io allora facevo l'insegnante. Allora fu concluso il primo contratto di lavoro della scuola. Ciò che diede per il lavoratore della scuola. Ciò che diede l'impulso definitivo affinché il contratto venisse sottoscritto fu uno sciopero dei lavoratori dell'industria, di tutti i lavoratori. Furono gli anni in cui i lavoratori furono capaci di superare l'ambito ristretto delle loro condizioni particolari per impegnarsi a delineare un paese che soddisfacesse i bisogni di tutti i cittadini e che fosse più corrispondente a quello che erano gli interessi comuni. Allora si lottò per la riforma sanitaria, allora si ebbe questa capacità di intervenire su tutte le questioni importanti che si trovavano sul tappeto. E se io ripenso a quegli anni e vedo le facce di quegli operai con quei baffi potuti simili tra di loro, gli striscioni dell'Italstrid, degli altri stabilimenti savonesi, li vedo come si incontravano spesso fermi sotto le unioni industriali, impegnati appunto in queste loro battaglie per la trasformazione del paese, per nuove conquiste democratiche, per nuove conquiste sociali. C'era appunto questa capacità di vedere un paese rinnovato, di vedere un paese diverso. Ciò che segna maggiormente la differenza sono le organizzazioni dei lavoratori, che sono diverse, i legami, i rapporti di forza che sono diversi, la capacità di collegarsi con la società che è diversa, che si è spenta. Allora si combatté per avere una sanità che fosse rivolta a tutti i cittadini, oggi si dice che questo non c'è più. Allora i lavoratori con le loro strutture pensavano di poter partecipare a governare la fabbrica e il paese. Oggi invece li si è estromessi da tutto questo.